Nell'ambito della presentazione di una serie di interventi che per il 2020 porteranno autorità portuali ad investire circa 50 milioni di euro sul territorio con progetti per la sistemazione del porto affidati a ditte locali, abbiamo chiesto quando si potrà conoscere il nome del general contractor a cui verranno affidati i lavori del lab. Ecco, quindi una serie di interventi che sono al di fuori di quello che sarà il progetto del lab, per cui a breve dovrebbe essere anche nominato il general contractor. Si sa qualcosa di più per quanto riguarda i tempi? Guardi, la commissione di gara sta lavorando duramente, mi hanno promesso che faranno del loro meglio per chiudere insomma, entro una settimana, massimo 10 giorni. Diamogli il beneficio di un paio di settimane, ma credo che in un paio di settimane dovremo avere la scelta del general contractor e quindi da lì partirà tutta l'attività amministrativa per finalizzare il contratto e assegnare i lavori, insomma le verifiche amministrative tipiche di questi contratti e quindi poi la fase di progettazione esecutiva, perché il general contractor prende il progetto dell'autorità portuale e lo trasforma in un progetto esecutivo, ma richiederà direi un 3 mesi, insomma. Io continuo ad essere fiducioso che entro fine anno vedremo la prima draga in porto.